Grazie Presidente. Allora, come prima cosa volevo nuovamente dare il benvenuto dell'amministrazione ai nuovi componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria. Buon lavoro. Abbiamo già potuto apprezzare la dedizione che subito dopo l'insediamento vi ha portato a confrontarvi subito con un lavoro impegnativo e svolto assolutamente nei tempi previsti dal regolamento e direi con un risultato che noi consiglieri, penso di poter rappresentare almeno diciamo, la maggioranza dei miei colleghi, apprezziamo per la chiarezza e la completezza dei contenuti. Allora, due annotazioni velocissime, perché mi dispiace che il consigliere Figliomeni non sia in aula, però magari qualche diciamo, collega di partito glielo può riferire quando rientrerà. Il consigliere Figliomeni, membro della Commissione Bilancio, ha ricevuto tutta la documentazione relativa alla proposta oggi in discussione con tutti gli allegati, con una mail il 10 aprile 2019 alle ore 13:07. Quindi ha avuto circa 20 giorni di tempo rispetto alla data odierna per poter consultare i documenti. Quindi che ci venga a dire che la documentazione non l'ha ricevuta per tempo sta dicendo una inesattezza, per non dire una bugia, che forse è una parola troppo forte. Allora, evidentemente, nella migliore delle ipotesi, non apre la propria casella di posta e non va a leggere le email. E questo quindi è un suggerimento che dovrebbe accettare per poter lavorare poi meglio in futuro. E per alcune parole invece dette dal collega Pelonzi, porto un unico riferimento. È vero che il collega Pelonzi magari è distratto in altra conversazione, ma almeno è presente in aula. L'appropriazione indebita, fermo restando che questa amministrazione non ha aumentato di un euro il peso, no, del costo dell'amministrazione sui romani. L'appropriazione indebita, caro collega, sono i 200.000 euro di superaddizionale IRPEF che tutti i romani pagano per rimborsare tutti gli anni fino al 2048, sì, 200, scusate, 200 milioni, certo, grazie della rettifica, i 200 milioni che tutti i romani annualmente fino al 2048 pagheranno per rimborsare i non si sa quanti miliardi, perché ormai si sparano i numeri sul debito, no? Finalmente si sa, sono circa 12 miliardi che sono stati realizzati per portare lì sì alla catastrofe questa città dalle amministrazioni anche precedenti, ma sicuramente Rutelli, Veltroni, Alemanno e compagnia bella. Quindi, quando si fanno questi riferimenti, occorre come prima cosa ricordarsi di quello che si è lasciato e di come si è amministrata questa città. Allora, faccio riferimento, visto che al di là di tutti i commenti, il lavoro fatto dall'organo di revisione economico-finanziaria è un lavoro chiaro e dettagliato, qual è il leitmotiv di wagneriana memoria all'interno di questo documento. Sostanzialmente in questo documento c'è scritto: caro assessore al bilancio, cari consiglieri, cara maggioranza, e ci sono molte cose da mettere a posto ancora. È vero, non abbiamo finito il nostro lavoro, ci mancherebbe. Ma sostanzialmente i debiti fuori bilancio non li avete fatti prevalentemente voi, li avete trovati e adesso siete costretti a gestirli. La situazione sulle partecipate, ebbene, è complessa, ma attenzione, attenzione. Avete ereditato delle società praticamente fallite che state cercando, qualcuna già ci siamo riusciti, a metterle, diciamo, indirizzarle sulla diritta via e magari a salvare la società, i dipendenti e soprattutto i servizi che queste, magari cercando di migliorare nel tempo, stanno
assicurando alla città. Qualcuna di queste le voleva vendere, no, per magari realizzare qualcosuccia per i soliti investitori, i soliti speculatori che vanno in giro in questo paese. L'altra cosa che c'è scritta è che finalmente c'è una cosa fondamentale che qui ancora non è stata recepita del tutto, che c'è un calendario amministrativo, un calendario contabile che prevede di fare le cose, no, in determinati momenti, tipo il bilancio di previsione si presenta entro il 31 dicembre, fatte salve le eventuali deroghe che comunque il governo mette a disposizione delle amministrazioni locali. Il rendiconto si presenta entro il 30 aprile e l'assestamento si presenta entro il 31 luglio e così via. Tra le altre cose, noi abbiamo anche entro il 30 settembre il bilancio consolidato, che in realtà tutti i nostri predecessori non si dovevano preoccupare, diciamo, di elaborare, perché per le amministrazioni locali non era ancora previsto. Siamo arrivati noi pure questo e ne siamo contenti, perché questa cosa ha permesso di portare alla luce tutta una serie di situazioni, diciamo, un po' nebulose, compresi i 18 milioni famosi di AMA, che qualcuno ha generato ma nessuno si è mai preoccupato di mettere a posto, di razionalizzare all'interno di quella che è la riconciliazione fra le partite debitorie e creditorie, fra, diciamo, capogruppo e proprie partecipate. Quindi di questo pure dobbiamo rendere merito all'assessore e a chi lavora, diciamo, per conseguire questi obiettivi. Poi sostanzialmente in questo documento c'è scritto che l'ente, malgrado i problemi, malgrado le cose da fare, malgrado i suggerimenti che ovviamente accogliamo con favore, alcune cose le conosciamo, sono state ribadite in questo documento, ne siamo consapevoli e stiamo lavorando in quella direzione per migliorarle. Sostanzialmente dice che l'ente è solido, ci sono delle attenzioni, ovviamente c'è un monitoraggio costante da fare, ma sostanzialmente questo è un ente che naviga discretamente sulle proprie gambe. Beh, io vi ricordo che quando siamo arrivati 3 anni fa, questo era sostanzialmente un ente fallito, quasi fallito, perché si parlava di predissesto, di dissesto, erano queste le voci che circolavano, no, nell'ambito della cultura economico-finanziaria della capitale. E io ricordo il primo assestamento, un assestamento difficile, tecnico, ma che aveva portato in evidenza questa situazione. I debiti, l'incertezza sugli accantonamenti, cioè tutta una serie di situazioni che in realtà rendevano effettivamente il lavoro rischioso, arduo, complesso, difficile, dite voi, utilizzate voi il termine che preferite. Io credo che il lavoro sia sul lavoro, e questo rendiconto 2018 dimostra per l'ennesima volta, se è possibile, che la strada maestra, quella corretta, è stata tracciata. C'è effettivamente un obiettivo che secondo me è ancora, diciamo, non troppo vicino in termini di conseguimento, che è quello quello del ridurre il più possibile l'overshooting. Ricordo però che non è una caratteristica peculiare di questa amministrazione, è la nuova modalità dettata dalla nuova contabilità che mette fortemente in evidenza questo fenomeno. In passato l'overshooting esisteva, però rimaneva un pochino sommerso all'interno di quelle che erano sostanzialmente i rinvii sull'utilizzo dei fondi che di anno in anno si portavano in avanzo e che lì rimanevano e giacevano per tempo. Vale a dire, è sempre successo, il che non è una giustificazione, ovviamente dobbiamo scardinare questo sistema, ma in realtà oggi è evidente e ne siamo contenti, anche perché è un indicatore che permette di poter migliorare in molti aspetti e che quindi, diciamo, non è una novità dal punto di vista della capacità amministrativa,
ma è sicuramente un indicatore che ci fa riflettere su quali sono gli indirizzi che dobbiamo dare alla nostra azione. Fermo restando che l'overshooting è rimasto sostanzialmente invariato e che ne è cambiata la composizione, andando per esempio a evidenziare che per ciò che riguarda la spesa corrente, la capacità di avvicinare la spesa dei fondi a disposizione alla quasi totalità è abbastanza evidente quest'anno, il che ci fa ben sperare anche per ciò che riguarda invece la parte di investimenti, su cui sicuramente c'è da fare un lavoro di perfezionamento, ricordando sempre che oggi abbiamo una normativa sul nuovo codice degli appalti particolarmente complessa dal punto di vista dell'attuazione e del rispetto delle regole, che oggi fortunatamente esiste un organismo che cerca di combattere la corruzione e il malcostume, che prescrive e a volte purtroppo rallenta alcuni procedimenti, soprattutto nella realizzazione delle gare. Dobbiamo dire che esiste sempre un problema legato ai trasferimenti da altri enti, per cui alcuni accertamenti non sono sempre tempestivi rispetto alla possibilità, e questo è dato anche dal nuovo regolamento dalla nuova contabilità, di dover spendere e realizzare le gare all'interno entro la fine dell'anno dell'esercizio di riferimento e così via, che, ripeto, non sono una giustificazione ma sono degli elementi che diciamo introducono tutta una serie di complessità che nel tempo e negli anni che mancano fino al termine della nostra esperienza qui nell'amministrazione di Roma Capitale sicuramente ci porteranno a conseguire buoni risultati, visto il buon lavoro che in particolare l'assessore in termini di monitoraggio e attenzione su tutte le attività degli altri assessorati sta svolgendo, ci porteranno, dicevo, a conseguire dei risultati e diciamo a fare in modo che i romani apprezzino la bontà dell'amministrazione che stiamo portando avanti. Grazie.